Bentornati su Pokémon Super Mystery Dungeon. Nello scorso episodio siamo stati nella foresta arcana e inoltre abbiamo incontrato la belva del fuoco che non è responsabile delle pietrificazioni. Quindi il mistero si infittisce. Comunque, Dedenne ieri ci ha annunciato che andremo a fare un'escursione domani. Quindi oggi state attenti a non perdere tutti quanti i Vital Seme Mini perché alla fine vi serviranno, attenzione. Ora, andiamo subito a vedere l'intersfera, farò la prima missione di 4 piani o 3 piani che ci è rimasta, perché così si fa in fretta. 4 piani oggetto smarrito nel Bosco delle Bacche, nella Terra del Vento, Quindi dobbiamo andare da Eolia. Eolia, è una città, non una persona. Ok, difficoltà 3, quindi penso di portarmi dietro un Pokémon decente. Ora, a proposito di Revital Seme Mini, devo fare scorta. Sono senza niente. Ok, mi vendi le Vital Semi normali, vanno bene lo stesso. Perfetto. Nient'altro. Ok, partiamo per Eolia, o meglio, per la Terra del Vento. Allora, carissimo Lapras, abbiamo già il passo della Terra del Vento, ricordo. Ma non abbiamo altri passi. Infatti, se avete visto nelle missioni, c'era una cosa che non potevamo fare ancora. Perché non avevamo il pass della nebbia. Ho controllato un po' alcune cose prima di cominciare l'episodio. Quindi, se non avete il determinato pass, non potete fare le missioni. Inoltre, non c'è un teletrasporto automatico nei dungeon della regione. Ad esempio, se andassi ora qui, nel posto in cui ci sono i dungeon di questa città, non posso andare nei dungeon di Brusilia, ma quella è una cosa ovvia, no? Allora, andiamo qui. Ora sbloccherò un sacco di dungeon, vero? Sì, pianura misteriosa, piccole dune, bosco delle bacche. E Bosco dei Doni. Voglio andare nel Bosco delle Bacche. Sì. Ora, con che Pokémon però? Vediamo un po'. Bosco delle Bacche, quindi suppongo ci sia un tipo fuoco. Cioè, siano buoni tipi fuoco. Sapete una cosa? Charizard non l'ho mai portato con me. Tranne una volta. Però non voglio usare i Pokémon ultrapotenti, dannazione. Gli Anono li uso. Vaporeon, Eevee, Rampardos, Cincino. Gabite? Bisharp avrei anche. Sarebbe divertente Bisharp. Mi porto Bisharp. E non perché è potente, perché non ho mai usato un Bisharp in Mystery Dungeon, vai. Ho sempre ottenuto Ponyard su Portale Sole Infinito, ma Bisharp mai. E già che ci siamo, lo rendo anche leader. Proverò a combattere un po' con Bisharp. Allora, andiamo. Giusto, una cosa che voglio modificare, perché... vabbè, magari la modifico dopo. Guardate quanto è lento il passo, ok? Questa è una cosa che vi ho chiesto tempo fa e non mi avete risposto, però posso capire perché non mi avete risposto, ossia non me l'ho chiesto, o meglio non esplicitamente. Molto probabilmente modificherò il... 63 di danno! Inoltre mi fate pochissimo. Bene, va benissimo la cosa. Bisharp 6 OP in pratica. Taglio Furia! 64. No, false lacrime, tanto agonismo. E boom, 126. Ok, Bisharp è leggermente OP in questo gioco. Paraconfusione, diamola a me stesso, tanto ormai sono il leader. Comunque dicevo, il passo è molto, molto, molto troppo lento. Pensavo di modificarlo, di mettere veloce di passo. Penso di fare così. Il Pokémon andrà KO. Andrà KO dopo 3 turni? Che diamine gli ha usato? Non importa, andrà a capo dopo 3 turni, userò un Revital Seme Mini, che te devo dire. Ah, un attimo, un seme salute, che diamine di strumento... Un attimo, 2 turni, che mi ha castato Doom? Che siamo in Final Fantasy? Ce l'ho un seme salute, un seme energia, un qualcosa del genere. No, ok, Riolu andrà a KO per qualche ragione ignota. Non ho capito bene perché andrà a KO, ma andrà a KO. Riolu va a KO, per cosa? Non ho capito che è successo. Revital Seme Mini, ovviamente, non voglio usare quelli grandi. Che diamine... No, un secondo, cronostoria. Che diamine mi ha usato? Allora... vediamo un po'. Ultimo canto ha usato, ecco che è successo. Devo stare attento allora, che ci sta qui? Un seme turpe. Dove sono i miei Revital Seme Mini? Voglio Revital Seme... Oh no, il solletico. Muori. 132. Bellissima come cosa. Facciamo davvero poco di danno.
Con i Pokémon principali, intendo. Però forse questo è un dungeon a 3 stelle, quindi quello è il motivo. Che devo fare? Devo mettere la velocità, giusto? Aumentata. Dove sta? Opzioni? Sì, opzioni. Velocità. Ok. Sì, voglio il passo veloce. Vediamo com'è adesso. Oh, infinitamente meglio. Se, è un po' strano vedere Bisharp correre in questo modo, ma si va molto più in fretta. Ok. Cambiamo di posto. Attenzione al Bronzong. Che diamine sta là? È un super efficace? È un Metang, vero? Sì. Facciamo a cambio, dai. Oh, meglio così. E andiamo con una combinazione. Posso fare una combinazione istantanea? Sì, vai. Combination. Boom. Ciao. Ok, dalla prossima missione ci saranno missioni principali, quindi non preoccupatevi, non posso fisicamente portarmi un Pokémon potente, quindi scialla. Tanti strumenti qui vedo. Vabbè, addio. Siamo dormita, lo posso scambiare? Non lo posso raccogliere? Ok, un attimo. Dicevo, lo voglio scambiare per qualcosa che non mi serve. Ho due curacerchi, non riuscirò mai a tenere due curacerchi utili, insomma. Non mi serve... soldi, questi servono, sempre. Cambiamo di posto. Ho detto cambiamo di posto. Ah, Wobbuffet, perché non raccogli anche tu le cose? Ok. Piano 4, siamo già arrivati al piano dove dovevamo andare per il tesoro di Wobbuffet, che casualmente è proprio qui. Wow, allora non so cosa dobbiamo fare adesso, perché se non sbaglio l'escursione c'è adesso. Quindi dovrei fare l'escursione in questo episodio? Mi sa di sì, o almeno cominciamo a farla. Grazie, è il mio portafortuna, meriti una ricompensa, un bel bacetto. Ah, è vero, è femmina perché ha il rossetto sulle labbra. E l'intersfera si illumina. Connessi. Ci connettiamo anche a qualcun altro? Sì. A un... Ubat. E inoltre? Su presentazione di Wobbuffet? Vileplume? No, Chingling. Chingling, chinglingling, chinglinglingling. Perfetto. Ok. Il punto è che non vedo più Pokémon entusiasti, ecco com'era la parola. Non mi veniva nello scorso episodio. Quindi, cosa vuol dire? Non posso più avere Pokémon entusiasti? Forse durante le missioni principali, o meglio, quando c'è un evento principale non me lo fa fare. Comunque, per oggi non puoi fare altre esplorazioni, già lo sappiamo. Torniamo a Brusilia? Bene, si parte. Ragazzi, ascoltate! Domani partiremo per la nostra escursione. Portatevi un po' di soldi. 500 dovrebbero bastare. Quanto al cibo e agli strumenti, organizzatevi come meglio credete. Mi raccomando, portate tutto il necessario. Partiamo domattina presto. Molto bene, e adesso? Buon appetit! Che bello! Domani si parte per l'escursione. Chissà dove siamo diretti. Oh, beh, non importa. Meglio andare a dormire. Domani ti aspetto una giornata intensa. Il mattino dopo? Forza, Tonks. È ora di partire. Che bello. Capitolo 14. L'escursione. Buongiorno a tutti, bonjour! Oggi partiamo per la nostra escursione. Siete pronti? Eh? Allora? Le provviste non sono ancora pronte. Devo ancora mettere da parte le porzioni extra speciali tutte per me. Io non ho abbastanza soldi. Io devo sistemarmi le ali. Che disastro! Oh là là, sbrigatevi per ripararvi. E appena siete pronti, avvisate Dedene. Bene, andate pure! Ok, prepariamoci. Quando saremo pronti, avviseremo Dedenne. La fortuna che non abbiamo consumato un casino di Revital Seme prima. Ok, andiamo avanti. O meglio, andiamo a prendere gli strumenti. C'è un Pokémon qui? Ah, Bunnelby. Bisogna prepararsi bene prima di andare. In effetti hai ragione. Allora, benvenuti ai magazzini Cacleon. Vendono anche i Pass Lapras. L'ho già spiegato se non sbaglio prima. Sì, se vogliamo andare in un'altra regione, per andare nella Terra della Nebbia, dobbiamo prendere questo pass. Terra della Sabbia, quel pass sotto. Altrimenti Terra dell'Erba, il pass sopra, insomma.
Mi serve altro? No, niente. Suppongo che ogni terra, o meglio, a ogni terra sia legato un maggior numero di Pokémon di quell'elemento. Ad esempio, nella terra dell'acqua ci sono più Pokémon d'acqua, terra del vento più Pokémon volante coleottero e simili. Comunque, c'è qualcosa? No, ma c'è una Revital Sfera che può servire l'inventario pieno. Allora, depositiamo un po' di roba. Prima di tutto, e ovviamente urla di Sumane. Allora, abbiamo una mela da vendere, quindi questa la vendo dopo. Elisir Max, Baccarance, parlo sopra le urla di Sumane. Posiamo questo. E adesso prendiamo qualche altra cosa. Ok, no, va bene. Abbiamo 30 su 32, sono troppi strumenti. Togliamo la lentosfera, non mi serve. Seme dormita può servirmi. Baccarancia, queste qui le tolgo. Vendo una mela, quindi siamo a posto. Ok. E non penso di poter andare ad Eolia per... che devo prendere? Revital Sfera. E basta, adesso vendo la mela, quindi. Dicevo, non penso di poter andare ad Eolia per comprare strumenti da un altro Kecleon, almeno adesso. Adesso controlliamo, ma non credo di poterlo fare. Devo vendere una cosa. No, devo vendere una cosa. Devo vendere questa bellissima mela, bella fresca. Ok. Nient'altro, bene. Ora, controlliamo se possiamo andare un attimo nella terra del vento. Lapras? Tonks, sei sicuro di non aver dimenticato niente? Prima di prendere il Laprascafo dobbiamo prepararci bene. Appena siamo pronti dobbiamo dirla ad Edenne. Quindi no, niente. Peccato. Però almeno possiamo andare nel caffè di Lapras. Nel caffè di Kangaskhan, mi ero confuso con i Pokémon. Allora, qui dentro c'è qualcuno di nuovo? Sì, c'è una persona nuova. C'è... un Drapion. Ah, l'ultimo del famigerato team AVD. Abbiamo già incontrato Weavile, Arbok e adesso questo è Drapion. Il nostro capo è Weavile. Ciao Salamence, come va? Ridurrò in cenere chiunque mi si opponga. Cioè, dicevo così per dire. Ah, carino. Nello scorso Mystery Dungeon era cattivo e sembrava una specie di Godzilla, ma in questo Mystery Dungeon sembra un... com'è che si chiama? Un... uno spaccone dal sangue freddo sembra. Ok, comunque. Che devo fare adesso? Ah, giusto, le denne. Non posso anche andare nei dungeon, suppongo. Tonks, dobbiamo prepararci per l'escursione. Appena siamo pronti, cellulare, dobbiamo dirlo ad Edenne. Ok, andiamo un attimo da Edenne. Intanto io, datemi 2 secondi che stacco il cellulare, perché è una cosa orribile. Io di solito... allora, anche nello scorso episodio è successo, è impossibile. 99 volte su 100 io mi stacco tutte le cose prima di registrare e ovviamente adesso mi devo interrompere. Tonks, allora, siete pronti a partire? Sì. Sicuro di aver preparato tutto? Sì. Perfetto. Anche gli altri sono pronti. Vado ad avvisare il capo. E voilà, si parte. Jirashi ed Edenne, conto su di voi per tenere d'occhio la sede. Certo, e voi state attenti, ok? Eh? Jirashi ed Edenne non vengono con noi? Io mi occupo delle comunicazioni per i bimbi del gruppo, quindi rimango qui. Io devo continuare le mie osservazioni astronomiche. Non posso interrompere il mio lavoro. Ah, capisco. Peccato. Già, divertitevi anche per noi. Mi raccomando, mangiate. Non preoccuparti, Swirlix. Anzi, senza di te nessuno sgraffignerà cibo di nascosto, quindi mangeremo di più. Très bien, è ora di partire. Evviva! Mi raccomando, ragazzi. Sì, stai tranquillo, capo. Viaggeremo con Lapras? Cosa? Tutti quanti? E va bene, farò del mio meglio. Povero Lapras. Ragazzi, c'è un temporale. Balleremo un po'. Tenetevi forte. Ah, ho il mal di mare. Anch'io. Coraggio, resistete. Tonks, questa escursione non sembra proprio una passeggiata. Siamo quasi arrivati. Tenete duro. E voilà, siamo arrivati! Ehi Ampharos, ma dove siamo? Sul luogo della nostra escursione, l'isola del vulcano.
Sembra un po' desolata. Devo dire che mi aspettavo un posto più diverso per un'escursione. Un po' diverso. Bene, gente, mangiamo? Svirlix, mi dispiace deluderti, ma adesso dobbiamo scalare il vulcano. Mangeremo dopo. Eh? La nostra meta è... la cima del vulcano. Ragazzi, siete pronti? Sembra piuttosto pericoloso. C'è persino della lava che cola. A me non fa niente, sono di tipo fuoco. Pas de problème. Ho studiato attentamente la situazione. Ci sono diversi sentieri che portano in cima. Ci divideremo in gruppi. Un gruppo sarà formato da Arken, Bunnelby e Svirlix. E un altro da Buizel, Riolu e Tonks. Perfetto, io adoro Buizel. Ma Wild, tu verrai con me. Sì, capo. Ci ritroveremo sulla cima del vulcano. Forza, iniziamo la scalata. Sì! Prima di tutto mettete a punto una buona strategia di lotta, ok? Quando siete pronti potete partire. Ah, Buizel. Posso parlarti un attimo? Che non dici se mangiamo qualcosa mentre saliamo? Che ve ne pare come strategia? Questa non è una strategia. Buizel, tieni d'occhio i bambini, ok? Conto su di te. In genere affido questi compiti a Mawile, ma in questa zona ci sono molti Pokémon di tipo fuoco. E lei è un Pokémon di tipo folletto e acciaio. Sarebbe in svantaggio contro avversari simili. Mawile è fortissima, non teme nessun avversario. Comunque conta pure su di me, capo. Io sono un tipo d'acqua, quindi sono avvantaggiato, penserò io ai bambini. Merci beaucoup. E un'altra cosa, se vi mettete ecco in... sai di chi parlo? Capo, mi dispiace, ma non posso prometterti niente. Farò del mio meglio. Surtout pas. È troppo forte. Cerca tu di tenerlo occupato finché non arriviamo noi, d'accordo? Ok, farò come dici. Ehi, Buizel, cosa gli hai detto Ampharos? Oh, niente di particolare. Pronti a partire? Sì, conquistiamo la vetta. Beh, non proprio, vorrei staccare l'episodio, ma prima devo controllare alcune cose di inventario. Suppongo che Buizel sia nel nostro party, un po' come lo era Arken, quindi abbiamo già tutto quanto gli strumenti adatti. Ancora cerchio assegnato, Elisir. Ok, dovremmo riuscire a... beh, fare il dungeon. Quindi, episodio un po' breve, ma almeno abbiamo iniziato a fare quello che dovevamo fare. Quindi, nella prossima parte di Pokémon... Super Mystery Dungeon, mi sono un attimo perso. Staccherò tutti i telefoni della casa, così almeno non mi interrompono più. E ci vediamo nel prossimo episodio. See you next time!